L'ex direttore della Nocerina, Peppe Prete. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a voi. Allora, direttore, ieri non era presente al San Francesco, però in linea di massima c'è stato il quarto pareggio consecutivo, 1-1 contro la Cireale, una gara che si poteva anche sia anche vincere, ma anche comunque perdere. È un momento un po' particolare, nelle ultime sette gare di campionato ci sono state prima le tre sconfitte consecutive, ora quattro pareggi di fila, sono ben sette gare che non si riesce a portare l'intera posta in palio. Bisogna comunque rimarcare che sono quattro partite che non siano perse, quindi bisogna sempre analizzare in un modo un pochettino più tranquillo, perché è vero che c'erano le partite precedenti dove c'è stato quello scoglio di tre sconfitte consecutive, però poi le ultime quattro la Nocerina non ha vinto, ma certamente non ha perso. In queste due partite in casa, dove si poteva sperare di far bocchino pieno, ha giocato una volta con la Turris e una volta con la Cireale, che con l'organico Ranzi non è che sia una squadra di secondo rango, insomma, rispetto a quelle che stanno disputando un campionato di centro alto al titolo. Quindi io la reggerei anche in un modo diverso, cioè il campionato della Nocerina è questo. Cioè quello di prima probabilmente aveva, nella prima parte del campionato, aveva un po' illuso, ma era un discorso diverso che avremo poi qualche volta messo in modo per poter discutere sulla cosa. E la Nocerina è questo il campionato che deve fare, non bisogna mai dimenticare quello che è stata la partenza di questa squadra, perché ci andrebbe tranquillamente a non apprezzare il lavoro che è stato fatto fino a questo momento. Non si poteva pensare che il campionato della Nocerina fosse per tutta la durata quello dell'inizio, lo stesso, ma stavamo qui a parlare di qualche cosa di straordinario. La Nocerina sta disputando il campionato che deve disputare, quindi con partite che si possono vincere e si possono perdere allo stesso modo, e con partite che stai vincendo 1-0 e poi purtroppo le vai a pareggiare, è importante mantenere la tranquillità. La tranquillità significa non esaltarsi nel momento positivo, cioè quando si vince, e non deprimersi quando non si vince o non si perde. Sì, ecco, direttore, può essere anche una, diciamo, prima stavo un pochettino vedendo le curiosità dei punti guadagnati a San Francesco e i punti guadagnati fuori lo stadio appunto amico, 14 punti al San Francesco in 9 gare e 12 punti in 10 gare fuori casa. Possiamo dire che fuori casa ci siamo, forse in casa si sta anche raccogliendo meno, forse anche per via di un campo tutt'altro che cioè siamo quasi ai limiti dell'impraticabilità. L'ho visto ed effettivamente è così, però ricordiamoci che il campo è per tutte e due le squadre, insomma, non per una sola. E voi potreste dirmi, probabilmente la Nocerina è portata ad essere più offensiva, quindi con trame, potrebbe essere di parte, ma posso dirti la stessa Turris probabilmente preferisce un altro campo e ha trovato questo campo. Il campo è per tutte e due le squadre, certamente, consentitemi di dire, non è bello vederlo in quello stato, insomma, sinceramente. Quindi per avere una partita di calcio c'è bisogno anche di un fondo di terreno che possa favorire la contesa. Per quanto riguarda poi il discorso di punti fuori o punti in casa, io ho la sensazione, vedendo pure qualche filmato, la Nocerina non giochi in modo diverso in casa e fuori casa, insomma, la Nocerina ha fatto del suo credo calcistico quello di fare la propria partita, al di là dell'avversario che si trova di fronte e al di là anche dell'aspetto casalingo di muro esterno, insomma. Quindi ripeto, io ribadisco ancora il concetto, è un campionato anomalo questo di questo gironi, perché c'è una squadra che fa un
discorso a parte, c'è solo da vedere quanti punti farà la Fiorentina. Ci sono un paio di squadre che probabilmente ammiscono alla piazza d'onore, possiamo dire così, e poi consentitemi, tranne le due che si stanno distaccando, che è Rotondo e Gioia Virtus, io penso che siano tutte quante dentro fino alla fine per poter chi ambire a un discorso di playoff e chi invece purtroppo rischiare il discorso del Real. Sì, sicuramente sì. Poi su questo discorso qua, direttore, ci andiamo anche a collegare un po' sul calciomercato, perché diciamo che si sa che nel girone di ritorno è sempre tutt'altro campionato, moltissime squadre si sono comunque rafforzate, la Nocerino invece, voi soprattutto per via del fatto che il neo presidente Paolo Maiorino ha dovuto comunque dare un grosso contributo per evitare i punti di appunto penalizzazione, diciamo che è un po' fermo questo calciomercato, alcuni obiettivi sono anche sfumati, vedi Vincenzo Ferraioli a centrocampo o Fabio De Luca avanti, che è andato alla Gelbison. C'è anche questo problema. Io penso che questo è effettivamente un problema per la conduzione tecnica, perché se andiamo ad analizzare l'organico dei numeri, ci stiamo con i numeri, probabilmente dove si manca un po' è nelle alternative in determinati settori del campo. Sì. Cioè, questo purtroppo non ti dà la possibilità di far rifiatare qualcuno e nemmeno quella di riposare qualche giocatore che sta giocando con qualche affanno o quantomeno con qualche problemino fisico. Sicuramente può condizionare un andamento di campionato e forse è questo diciamo l'aspetto che la Nocerino deve curare di più, però ritorniamo al discorso di prima. Cioè, io penso che era nell'intenzione di tutti, certamente dello staff tecnico, di ricevere e dalla parte dirigenziale della persona del presidente di dare qualche calciatore in più a questa squadra, però bisogna anche fare i conti con i numeri. Tu hai fatto un passaggio importante prima, ci si è preoccupati in questa fase di dare la tranquillità di non conquistare sul campo e perdere d'ufficio qualche punto, ed era la cosa più importante, e adesso bisogna solo cercare di mantenere la tranquillità delle scadenze per quanto riguarda i calciatori, quindi renderli attivi perché la testa è tranquilla per quello che devono automaticamente chiedere, e poi mettercela tutta fino alla fine sapendo, perché lo sanno già, che era questo il campionato che dovevano disputare. Sì. E automaticamente sono chiamati a farlo nel modo migliore, però ripeto, fino a questo momento è una squadra che va apprezzata perché ha fatto uno score prima di partite in casa e partite fuori. Io ti dico che se analizziamo le prime due partite dell'andata rispetto alle prime due partite del ritorno, la Nocerino ha un punto in più, perché perse con la Cireale. Sì, vero, 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 vero. Invece adesso ha pareggiato sia con l'una che con l'altra, quindi ha due punti rispetto a una. Sì, sicuramente sì, quindi diciamo che adesso saranno fondamentali le prossime gare, cominciando da quella contro Città di Messina fuori casa, e tra l'altro, nonostante adesso rispetto magari alla settimana scorsa la classifica sia un po' allungata, ma comunque resta veramente equilibratissima dalla quarta fino alla sedicesima posizione. I punti sono veramente pochi. Secondo lei sarà proprio un campionato che si trascinerà così fino alla 34esima giornata, oppure magari nelle prossime 5-6 gare si incomincerà a delineare un po' meglio quale sarà la classifica? Questo
questo è normale che con l'andare avanti potresti avere un quadro un pochettino più delineato, però io ritengo che se dopo 4-5 partite le distanze sono queste, perché io così adesso non ce l'ho davanti, ma penso che tranne il Messina che c'ha 20 punti ne ha fatto un discorso diverso a dicembre e quindi ha messo su un organico che potrebbe un pochettino far cambiare andamento. Sì. Poi tra Roccella, Lombi, Città di Messina, Cireale, San Cavaldese, lo stesso Troina, cioè in 4 punti stanno, secondo me non voglio esagerare, ma penso che stanno in 4 punti. Sì. Quindi voglio dire, sta tutti quanti lì. Poi domenica per esempio è importante per la Nocerina, come era importante domenica scorsa. La Nocerina, certo, vince con la Cireale e la va automaticamente a distanziare. La mette non a 2 punti, ma la mette a 5 punti. Oh, ecco, questi sono i discorsi che purtroppo bisogna fare per cercare di allontanarsi quanto più è possibile dalla zona calda. Domenica c'è uno scontro che è importante non perdere. Sì, assolutamente. Messina, avendo 22 punti, se ti va a vincere la partita si mette un punto da te. Sì. E poi ci sono degli scontri diretti, mi sembra Locri e Roccella, quindi potrebbe sì, vincere sì, una sì. delle due e da 22 arriva a 25. Sì. Quindi si assottiglia ancora di più la distanza dalla zona calda. Adesso probabilmente inizia la fase più delicata del campionato. Sì. Ecco, questa è la fase più delicata. Sicuramente sì, anche perché comunque ci saranno un bel po' di scontri salvezza, anche se comunque alla fine, come attualmente questa classifica, sono quasi tutti scontri salvezza. Stanno tutti lì, sì. Domenica e domenica si scontreranno sicuramente queste 7-8 squadre. Sì. Quindi penso che sia un momento questo di campionato effettivamente importante per delineare una classifica. Sì. Quindi sono d'accordo anche con te, ci sono squadre che probabilmente rispetto al girone di andata sono cambiate con l'innesto di nuovi calciatori, ma questo, ripeto, a volte non sempre in mettere porta miglioramenti, a volte potrebbe anche, è successo, no? L'abbiamo anche vissuto, sì, può portare sì. a degli scompensi, quindi sì. Non è detto che poi cambiando sicuramente si migliori, è importante fare quello che è nelle possibilità di fare, cercare di concentrarsi su quello che è l'organico e su quello che è l'obiettivo. Direttore, crede che, diciamo, con un calciomercato un pochettino bloccato, eccetera, però si è aperto dal 3 di gennaio il mercato, diciamo, professionistico, quindi ci può essere qualche under, qualche classe 2000 interessante dalla Serie C, da questi appunto campionati giovanili? Fatto una domanda importante questa. Io penso che lì bisognerebbe concentrarsi. Sì. Lì bisognerebbe concentrarsi, perché è l'unico spiraglio che ti può dare un miglioramento, insomma. Abbiamo sempre detto che sono gli under che in questi campionati determinano un aspetto positivo o negativo. Adesso l'unica possibilità è quella, cioè migliorare il parco under, affinché il tecnico, lo staff tecnico, abbia a disposizione determinate scelte. Nel senso che non c'è obbligato a scegliere, ma si può avere la possibilità di scegliere. Sì. A proposito di questo, che idea si è fatto su, comunque, qualche settimana fa, cioè, sono state le dimissioni del direttore Federico Ferraro, ma non vogliamo entrare in questo. È d'accordo sul fatto di non prendere, diciamo, un direttore sportivo da qui fino a fine campionato, quindi magari attenersi solo a quelle che sono le indicazioni dei due tecnici, chiamiamoli così, perché alla fine è come se ne fossero due, con Roberto Chiancone e Gerardo Viscito. Allora, io penso che bisogna fare una differenza tra quello che si può intendere direttore sportivo, se lo intendete come uomo mercato, sono gli ultimi 10 giorni, sì, per dire, in questa fase, sì, sì, dopo sì. non serve più, che sì. il direttore sportivo che voi intendete come uomo mercato. Se invece come direttore sportivo voi intendete l'uomo che abbracci l'aspetto
diciamo, area tecnica. Area tecnica, sì. Io penso che in questo momento la figura di Roberto Piancone potrebbe tranquillamente sopperire a questa mancanza che Sì, la quindi. macella direttore sportivo. Cioè, quindi bisogna capire che cosa si vuole, perché io penso che insomma, quando è finito la fase di mercato c'è bisogno di una persona che riesca ad essere punto di riferimento per l'aspetto tecnico e che faccia da tramite con l'aspetto societario nella massima figura del presidente e Certo. che riesca a mantenere un rapporto di tranquillità tra tecnico e calciatori. Io penso che Piancone possa farlo tranquillamente, secondo me. Se è questo che si vuole, se poi si vogliono altre figure, perché probabilmente si cercano altre situazioni anche in prospettiva, anche, allora è un altro discorso che non posso fare io, lo farà sicuramente, lo penserà sicuramente il Presidente. Sì. Ecco, direttore, poi la chiudiamo qui e vi ringraziamo. Lei crede, cioè, se da tifoso rossonero si sente comunque anche rassicurato da questo caso? Cioè, lei crede che la Nocina alla fine ci riuscirà diciamo, a salvarsi? È ampiamente la portata di questa squadra? Ampiamente no, perché sarei falso se lo dicessi Sì, diversamente. Che alla sì. portata sì. Alla portata perché? Perché la Cina può giocare tranquillamente le stesse carte che giocano le altre, contendenti a un mantenimento di categoria. Io facevo prima dei riscontri, cioè la Cina oggi ha 26 punti, quindi significa più di un punto e qualcosa a gara. Se mantiene questo andamento, arriverebbe a 44-45 punti, penso Sì, io, no? sì. E io penso che quest'anno, anche se diciamo, la parte centrale della classifica sta facendo punti, io penso che con 41-42 si sta fuori dal discorso play-out. Quindi se continua così, ci sta dentro, insomma, ci sta dentro nella salvezza. Certo, se cambia andamento diventa tutto più complicato. Quindi se tu mi fai la domanda e ti dico adesso per come sta andando, io penso che alla portata. Sì. Non tranquillamente e sicuramente, perché nel calcio non esiste la Assolutamente. tranquillità, se non la concentrazione, l'abnegazione e diciamo la concentrazione sull'obiettivo da raggiungere. Sì. Quindi ci può tranquillamente stare nel raggiungimento dell'obiettivo che è la salvezza. Una curiosità piccola finale, ha magari sentito, parlato con il presidente Paolo Maiorino, magari anche. Non lo so, una chiacchierata per strada se l'ha incontrato, una curiosità sul Ci presidente. conosciamo, ci Sì. siamo incontrati, abbiamo preso qualche caffè insieme, ma perché siamo due persone che si conoscono al di là dell'aspetto calcistico Sì. e si conoscono prima che lui facesse il presidente, quindi penso che sia una cosa normale. Crede che diciamo che sta facendo le cose giuste come dovevano essere, diciamo, fatte in questi primi mesi? Ma fino a questo momento c'è un scongiurare punti di penalizzazione, perché da quello che so, dalle informazioni che mi arrivano, sta onorando quello che erano gli impegni di vertenze ricevute, sta onorando gli impegni con, diciamo con i dipendenti, se mi puoi passare questo termine tra virgolette, mi riferisco ai calciatori e ai tecnici, da quello che so io, quindi sta mantenendo gli impegni di quello che aveva detto, che aveva promesso. Quindi fino a Sì. questo momento sta facendo quello che aveva auspicato e quello che effettivamente era stata la sua presentazione. Ve lo devo comunque chiedere da prassi. Avete anche parlato di un suo possibile ritorno, magari il prossimo campionato? Tu pensi che possa essere un aspetto corretto se si dice cose che totalmente possa essere state dette in un incontro tra Lo presidente so, e infatti già calciatori? sapevo che avrebbe Quindi risposto in questo ti dico assolutamente no, né sì e no, né no, insomma, quindi. modo. Va benissimo, grazie mille direttore per la Grazie a voi, disponibilità e buona buona serata a serata. tutti. Grazie.